Avvocato Luigi Vallefuoco, appena nominato assessore dal sindaco Gianni Picore, curerà gli affari generali e gli affari legali. Come si sente adesso in questo nuovo ruolo? Avverto la responsabilità dell'impegno e dell'incarico che mi è stato affidato. Mi trovo la prima volta, diciamo così, a misurarmi su un caso di amministrazione attiva, avendo alle spalle attività di consigliere comunale sia nel ruolo di maggioranza che nel ruolo di minoranza, quindi porterò questa esperienza civica, diciamo così, che ho maturato negli anni, la partecipazione all'interno dei vari consigli comunali, il che mi auguro che possa, diciamo così, essere un punto di equilibrio per dare una risposta alle aspettative della cittadinanza in relazione al programma che ha portato alla vittoria del sindaco Picone. Uno dei problemi che dovrà affrontare soprattutto è il personale, insomma ci sono stati dei prepensionamenti, quindi l'organico è un po' ridotto all'osso. Sì, ritengo che sia uno snodo centrale coniugare quelle che sono i programmi in azione amministrativa, quindi indubbiamente bisogna creare una cinghia di trasmissione da quello che è l'indirizzo politico e quelli che sono poi gli atti amministrativi che sono affidati ad personale motivato ma ancorché in sottorganico, quindi bisognerà utilizzare al meglio le risorse in campo e far sì che siano valorizzate le professionalità che pur sono esistenti all'interno della macchina comunale del comune di Bacoli. Professore Fabio Benincasa ha un incarico di responsabilità soprattutto in un momento in cui si parla di possibile dissesto finanziario del comune di Bacoli, quindi si occuperà di tributi e finanza, professore? Sì, è un momento difficile per tutti gli enti locali che subiscono i tagli del governo da diversi anni e quindi sono in sofferenza. È chiaro, la situazione di Bacoli, per quello che io ho potuto esaminare negli scorsi giorni, è particolarmente tesa perché c'è una situazione di sostanziale predissesto e che adesso è al vaglio della Corte dei Conti, per cui bisogna vedere se la Corte dei Conti cosa dirà. Domani c'è un'udienza molto delicata in Corte dei Conti e poi, come dire, bisognerà prendere delle decisioni con serenità rispetto a quella che è una situazione comunque effettivamente abbastanza critica. Ma secondo la sua esperienza, professore, domani quando incontrerete la Corte dei Conti, come pensa che andrà a finire? Ma i segnali, ci sono stati diversi segnali negativi, nel senso che la Corte dei Conti già rispetto al piano di riequilibrio che è stato presentato nel 2016 e poi nuovamente modificato dopo 5-6 mesi, la Corte dei Conti già ha espresso delle valutazioni abbastanza negative. Abbiamo fatto comunque delle note di approfondimento, delle memorie, le abbiamo presentate, per cui confidiamo nel giudizio sereno, ma insomma qualsiasi scelta deve essere guardata con serenità, pensando soprattutto al futuro. Cioè noi ci dobbiamo porre il problema di da domani che cosa fare per avere un'amministrazione che possa anche consentirsi di fare delle cose belle per la città e non solo tirare a campare cercando di assicurare servizi essenziali. Se ci dovesse essere il dissesto o il predissesto finanziario? Ma guardi, il dissesto, mi rendo conto che la parola evoca una situazione catastrofica, quasi magari per quelli abituati alle attività commerciali il dissesto viene assimilato al fallimento, ma in realtà non è così, è una situazione prevista dalla legge nella quale è chiaro che ci sono delle conseguenze, ma alcune conseguenze il comune di Bacoli le sta già pagando e scontando, nel senso che le aliquote dei tributi locali sono già al massimo, c'è un piano di riduzione del personale, quindi ci sono alcune cose che già sono da sostanziale dissesto. È chiaro che verrebbe invece azzerata tutta la situazione debitoria con un piano di rientro dei pagamenti e quindi da questo punto di vista questa sarebbe la novità, però ecco, non tirerei conclusioni prima di aspettare il giudizio della Corte dei Conti. Dottoressa Beatrice Fabbricatore, già direttore tecnico della Flegrea Lavoro, adesso nella veste di assessore all'ambiente, soprattutto per gestire la partecipata del Comune che si occupa di raccolta differenziata, un incarico prestigioso ma di responsabilità. Sì, allora ringrazio innanzitutto l'avvocato Picone, attualmente nostro sindaco, che mi ha dato l'opportunità di poter ritornare a Bacoli in veste ovviamente di assessore, non più di direttore tecnico, e da una parte un po' mi dispiace perché lascio comunque l'azienda a cui mi ero particolarmente affezionata.
Però sì, è un'esperienza nuova che mi andava di provare e osserverò la municipalizzata dall'alto, con tutte le responsabilità che ne conseguono. Oltre alla Federazione Lavoro, ovviamente, anche l'assessorato all'ambiente, quindi quello mi sa che è uno degli zoccoli duri del comune di Bacoli, perché ovviamente avendo un territorio così vasto, sicuramente sarà un qualche cosa da affrontare che non sarà facile.